Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di come potete vedere, oggi ho cambiato partner. A fianco a me c'è mia cugina Valeria. Questo è perché lei ha comprato il calendario dell'avvento della Maybelline. Allora ho detto, beh, facciamo un video ed eccoci qui insieme. Ma prima di passare a spacchettare il nuovo calendario, volevo dirvi che sto preparando una piccola sorpresa per voi. Bensì, sto preparando un calendario dell'avvento anche per voi. Forse il mese prossimo comincerò a farvi vedere un po' i prodotti, perché ovviamente non lo farò subito nell'immediato, quindi un giveaway, però vi svelo subito che nella casella 24 troverete Jasmine di Essence. Visto che non la state trovando, allora ho pensato di comprarla anche per voi. Quindi non aspettate altro tempo e iscrivetevi al canale. Ok, adesso passiamo subito col guardare questo calendario. Vai Valeria, cominci tu. Ok, ce lo prendiamo in mano o lo lasciamo forse qua? È meglio, è più comodo. Eccolo qua, quindi questo è il calendario della Maybelline, c'è rappresentata New York. L'altra volta infatti con quello della Essence non ho detto che c'era il disegno. Va bene, ok, allora parte Valeria. Ecco la casella numero 1 ovviamente. Ecco qua, sono dei scatolini. Delle scatoline, sì. Iniziamo ad aprirla e all'interno c'è un mini mascara. Qual è questo? Questo è Lash Sensational. Ah, ed è una mini, è cioè una non mini è una size. Prova, ma è una mini size. Sì, vi faccio vedere anche lo scovolino per tutti quelli che magari non sanno com'è. Ecco qua. No, dai, come primo prodotto non è male. Infatti. Allora, casella numero 2, cioè scatola numero 2 in realtà. Forse se l'appoggiamo qua non è meglio, Valeria? Sì. Così non ci scordiamo i numeri. Allora, Valeria, reggilo tu e adesso il numero 2. Eccolo qua. È un po' difficile trovare questi numeri in realtà, non si vedono benissimo. Allora, è abbastanza leggero e all'interno troviamo Baby Lips al Cherry Me. La fragranza è cherry, Valeria. Sì. Allora, numero 3 con la cola. Cola. Cola, cola, cola. Cola, cola, buona, buona, buonissima. Allora, adesso continueremo col numero 3 e l'ho trovato già perché ho dato una sbirciata poco fa. Fa come Giovanna, si guarda prima i numeri in modo che li trova subito. E all'interno ci sta un primer, questo è il primer di idratazione, idratazione, basta. È quello blu. Sì, è quello blu ed è di nuovo una mini. Sì, è una mini size. È una mini size. La cosa bella è questa, che ci stanno le mini size e non quelle provette. Vabbè, classe. Sì, proprio le provette danno fastidio, però ogni tanto trovare pure le full size non è che... Infatti, vabbè, già il Baby Lips era una full size. Questo quanto l'hai pagato, Valeria? No, non ricordo se era 39,95 o 49. No, 39, sì, 39 e qualcosa. Diciamo 40 euro. Allora, numero 4... Questo è pesante. Questo è pesante. E si sente il rumore. Si sente che è pesante. Tre picco. No, vabbò, cominciamo già con il smalto. Allora, non è che io odi gli smalti. Io sì. Però, cioè, comunque è una bellissima colorazione. Smoked Roses. Ah, questo in pratica fa parte della linea di tutti i rossetti che ho preso. Ah. Bellissimo. Questo dopo me lo regali? No. Ci provo. No. Ok. Ok. Numero 5. Qua. Eccolo. Questo è bello grande. Questo è bello grande e sembra che ci sia una cosa morbida all'interno. Sì, si sente un rumore abbastanza pieno. Cos'è? Una pochette! Mini pochette! Ma aspetta, la apro così almeno vediamo com'è. È una pochette trasparente. Grattatina ci vuole. È una pochettina trasparente, molto carina per gli smalti, le cose. Eh sì, vabbè, da portare in viaggio oppure in borsetta, sì. È pratica. Veramente carina. 6, 6, 6, 6, 6.
6, eccolo qui. 6 in Germania è Santa Claus. In Germania infatti è Santa Claus, quindi ci si aspetta un regalo migliore in sì. sostanza, perché qui la Befana non viene festeggiata, viene festeggiato il 6 dicembre come Santa Claus, no, Santa Nicola. Vabbè, Nicolaus. Santa Claus, che poi in effetti vengono donati le cioccolate ai bambini. Agli asili, alle scuole ci va questo Santa Claus che porta. Questo non si muove. No. Non fa rumore, quindi è qualcosa di grande, secondo me. È pure incartato. No, vabbè, è fermo, è bloccato. Che cos'è? City Bronzer, questo ce l'ho anch'io, nella colorazione medium, quindi identica alla mia. Io mi ci trovo benissimo con questa terra. Fortunatamente io non me la sono comprata quando è uscita, quindi... No, io veramente mi trovo bene, quindi è veramente un'ottima terra. E per essere nel numero 6, direi... Vabbè, sì, effettivamente sì, perché se tu la compri costa sui 6,95 euro, se non erro, quello è il prezzo. Ok, allora, continuiamo col numero 7. Questo è leggerissimo, secondo me c'è tipo una matita o qualcosa del genere. Sì, i rumori delle matite si riconoscono perché si agitano di qua e di là. E infatti c'è un, come dite voi, kajal? Un kajal, in Germania dicono kajal, ed è nera, una matita nera. Può sempre essere utile la matita nera. Beh, sempre, la matita nera è la cosa che serve di più. Se vuoi svocciala, però comunque alla fine il nero è nero. Bello coprentes. La mina è morbida? Sì, diciamo sì, vabbè, ma col freddo che c'è un po' si indurita. Sì, qua già fa freddo. Numero 8, qui in basso. Nel frattempo già mi ero guardata dove si trovava. Magari se me lo reggi, io faccio lo riesco a distrarre. Io scompaio sempre dall'inquadratura. Perché ti sposti. Numero 8, scatolina piccola. No, secondo me dal rumore sembra un temperino, infatti. Pure dalla scatola in miniatura, infatti. Già è un temperino. Vabbè, anche questi servono. Ma aspetta, è grande o piccolo il coso? Il foro, no, è per le matite normali. Cioè, è un temperino per le matite normali. Vabbè. Numero 9. Numero 9. Beccato. Perché faccio sempre... Allora, secondo me... Non so cosa ci sia. Ma io non ho capito perché noi vogliamo indovinare prima di aprire cosa c'è dentro. Che bello! Un rossetto! Ah, questo sì! Qua ci siamo. Allora, è il numero 157. Ce l'ho, ce l'ho! Adoro! Io ce l'ho. E mi sa pure che io ce l'ho. Sì, forse sì. Forse sì o forse no. Non mi ricordo. Questo svuoccialo. Non mi ricordo bene. Perché pure io ne ho un sacco di questi qua. Io li adoro, è rossetti un della Maybelline. Non è matte e niente, è un tipico rosa. È un rosa shocking, diciamo. Un po' Barbie. Un po' Barbie. Numero 10. Grazie. Prego. Io ti stavo spaccando tutto. Uno smalto. Cioè, no, veramente, io c'ho proprio la sfiga, ma che è? Ma tutte a me mi capitano. Io pure c'ho il terrore di questi uomini smalti, però è carino, dai. Sempre, fa sempre parte della linea Smoked Roses, e quindi in pratica quella la colorazione non era Smoked Secondo Roses. Me questo, se ci metti sotto questo, è quello come topper, è proprio carino. Comunque è carina, è una bella colorazione. Vabbè, comunque io attiro gli smalti in pratica. Numero 11. E si sta smontando tutto il calendario. Allora, è pesantuccio. Vediamo cosa c'è. Lo smalto. No, c'è uno struccante. Ah no, quello è struccante. È l'acetone. È l'acetone, sì, vabbè, ci sta, dai. Gli smalti e poi pure l'acetone. È un acetone. Effettivamente molto mi serve un po' di acetone, Valeria. Solvente per unghie. Quitasemaltes. Non lo so che significa. Vabbè, comunque, un acetone. Dai, è un mini size molto carino. Va bene. Allora, numero 12 che si trova... Ta-da-da. Qui.
È un po' difficile vedere le numerazioni effettivamente. Un po' sì. Non è uno smalto, ed è una mini size del Total Temptation mascara. Non ho mai provato questo qua, sinceramente. Io ho provato la matita per sopracciglia e mi trovo veramente bene. Questa è la colorazione mascara noir black, sì. Vi faccio vedere lo scovolino. E lo scovolino è comunque bello. Sì, perché è cicciotto ed è quello là in fibre. Quindi i classici scovolini che mi piacciono. Anche a me. Non ci esce niente. Mi sa proprio di no, Numero 13, vale? Yes. Eccolo qua. Mini, oddio. Mi sono proprio cieca, questi numeri non li vedo. Questa sembra una cosa abbastanza grande, spaziosa, perché occupa tutta, tutta carta. Spadolino è tutta carta. Falla vedere, Valeria, abbiamo trovato la carta. La tua colorazione quale? Scusa. Vera. Ah, pure la mia. Allora, è un monombretto nella colorazione Nude Glow 40. È così. Valeria, devi fare il momento youtuber, devi mettere la mano dietro. Aspetta. È così. E infatti. Vogliamo aprirlo per vedere com'è? Ma che cos'è? Un rosato, bene o male? È un Nude Glow, per favore. È un Nude Glow, chiamiamo le cose con il suo nome. Ecco, sì, comunque è un rosato, però aspetta, apriamolo così. Non cominciamo a cambiare i nomi alle cose. Ta-da-da-da. Ecco qua. Sì, è bello. Tutto sommato. Sì, guardiamocelo noi. Tutto sommato è carino, dai. Gliela facciamo. Se può fa. Fagli vedere la colorazione. Se può fa. Bellino. Bellino. Noi nel nostro gergo, quando diciamo bellino, in pratica è una cosa, ecco, che qua. Non è che ci piace tantissimo, quindi il nostro bellino significa quello. Ok, numero 14, trovare un glow. No, grazie, mettitelo tu. 14, lo troviamo qua, è bello grande questa volta. Ormai il calendario in pratica è scomposto. Ecco. Questo non si muove e mi dà l'impressione di riempire tutta la scatola. Quindi ci sarà di nuovo la carta all'interno. Non penso. Cioè, sì, forse c'è. Ma di sopra. No, Valeria, ma che dici? Mica c'è la carta. Dammi un bastone. Ma che stai dicendo? Almeno qualcosa deve essere utile. Ma che stai dicendo? Una palette! È una palette di correttori. Bene. Mi piace. Allora, è una palette correttiva, qua sta cadendo tutto a terra perché non c'è spazio più per niente. È una palette correttiva nella colorazione medium. Quindi queste sono utili, io l'ho comprata, però all'interno aveva anche quella il verde. E comunque io mi sono trovata veramente molto bene con questa, a differenza di quella della Essence che è molto molto secca, invece questa qua è bella morbida. Sì, e poi una cosa che mi piace, tra l'altro, è il fatto che hanno messo una palette universale, cioè chiunque potrebbe trovare qui la propria colorazione. Invece esatto. Quando mettono sempre quelle cose singole è un po' una... Numero 15! È meglio che non ci apriamo se cominciamo ad aprirci alla fine. Numero 15. Sta qui sopra. Proprio sopra. Poi lo potevamo lasciare semplicemente questo, ci abbiamo la vita, no? tutti di volere. Allora, qui c'è di nuovo la carta. Sicuro c'è di nuovo la carta, infatti c'è la carta. Ta-da-da-da. No, ma questa non è carta, Valeria. E all'interno c'è una cosa strana, rotonda, uno specchio. Wow, bellissimo. Uno specchio. Cioè, dico io, quale donna non ha uno specchio in casa? Perché? Vabbè, dai. È comodo da portare in borsetta, sì, però è uno comodo. Specchio proprio... Con un pelo sopra. Con un pelo, non da notare questa cosa. C'è un pelo sullo specchio. Cioè, io non vorrei farvi il riflesso, ma c'è un pelo sullo specchio. Chissà di chi sarà questo pelo.
Ah, okay. Vabbè, uno specchio, l'avete visto? Vabbè, uno specchiettino però semplicissimo, quello che mi uscì nel calendario dell'avvento della Marco. Poi guarda. No, cioè, perciò dico, è proprio uno specchio, è un misero specchio. Si apre pure. Allora, il numero, mi sono persa con i numeri. Penso che eravamo 13. 16 forse, sì, 13. 15. Quindi 16, eccolo qua. Bello grande. Questo pure sbatte all'interno. Cioè, ma io li becco tutti io. Non è uno smalto, però è un altro baby lips. Questo è idratante. Eccolo qui. Ma quindi quella forse non era la profumazione, perché c'era scritto Cherry Me. Allora, quello là è il primo, a parte essere la profumazione, ma è pure colorante, c'ha un leggero tocco di colorante. Invece questo qua è solo idratante, trasparente. Invece quello dà un tocco di... Ah, infatti questo è il mentolo. Comunque anche la protezione. No, buono. SPF 10. 17. Ok. Io prendo sempre le caselle piccole. Secondo me c'è uno smalto. No, non è il rumore di smalto, te lo assicuro. No, vero, è più è più sopra, è più plastica. È più rumore di plastica. Più rumore di plastica, te lo dico io. Un altro primer. Non è plastica, però. Allora, questo è il Face Studio Prime Illuminating Primer. È così. Numero 18. Eccolo qua. Smalto non è, ce l'assicura la ormai sono, riesco a capire subito quando ci sono gli smalti all'interno. Allora, questo Lasting Drama, quindi è un eyeliner nella colorazione 34 Sparkling Gold. Il pack è veramente carino. Bella, perché c'ha tutta la scritta dorata, Stelline, se non no, sì. Vabbè, una sorta di stellina. Quindi è un eyeliner dorato, pure bello comunque. È leggero perché ha una base trasparente. Forse lo dovresti miscelare un po'. È una base trasparente, non è molto colorata. Proviamo. Ah, ecco, vedi. È sempre la misura. No, è sempre una base più trasparente, però comunque la colorazione adesso si vede decisamente di più. Ecco qua, quindi è un eyeliner dorato. Numero 19, eccolo. No, ma noi ci abbiamo la sorte, tu prendi sempre le cose le stesse, io avrò di nuovo una matita, ci metto la mano sul fuoco. Sì, vabbè, dai, ci sta una matita, ne è uscita solo uno fino adesso. Ah, è una matita da sopracciglia. Sopracciglia? Sì, ci voleva, no? La matita da sopracciglia nella colorazione. Lei ogni tanto mi consulta, perché comunque lei parla più tedesco che italiano, quindi se fa qualche errore... Perdona. Ok, allora la matita è nella colorazione soft brown, c'ha dietro lo scovolino, non lo spazzolino. Vabbè, dai, la stessa cosa. E la matita è molto chiara comunque. È abbastanza chiara, però secondo me la colorazione ci sta incurvando. Ma poi solo io gli faccio sti swatch. Ah, la colorazione qual è? Vale? Soft brown, c'è scritto qua. Ah, e quindi è soft brown, il colore che è castano chiaro. Sì, però per me è troppo chiaro. Vabbè, certo, c'hai i capelli neri. Vabbè, in caso la puoi dare a me. Ma adesso vuole tutto cosmo, non l'hai capito, ma devo pigliare la calendare. Forse perché c'è lo sfondo nero dietro e si concentra su questo. Da quando è che non ci focalizza? Ecco. Da quando è che non ci focalizza? No. Ci siamo resi conto che comunque la fotocamera focalizzava il calendario e noi eravamo abbastanza sfocate, quindi abbiamo deciso di lasciarlo così. Quindi procediamo con il numero 20, eccolo qui, e comunque non fa rumore. No. E dalla forma mi sembra, cioè prima quando ho spacchettato la terra, quindi secondo me o c'è una cipria. Comunque andiamo ad aprire. Ovviamente non c'è carta all'interno, scusa. Non ce n'è. No, questa me la devi dare, dai.
È bello questa. E questa la uso. E me la questa fai provare almeno anche a me. La Matte Maker, no, questa la uso, è una, in pratica è una cipria mattificante, la uso e mi ci trovo veramente benissimo. Vabbè, ok, grazie Valeria, ti voglio bene. Cioè, la cosa che mi piace è proprio questa, perché ad esempio io adesso della Maybelline, cioè, io di... vabbè, ciao. Comunque, la colorazione è la Nude Beige. Stavo dicendo, mi piace il fatto che escono prodotti che non abbia mai utilizzato e questa è la cosa bella. Vabbè, certo, vabbè, ma per lo più uno compra proprio questi calendari per provare nuovi prodotti. Prodotti che tu magari non compreresti singolarmente. Numero 21. Ok, allora nel numero 21 mi sembra che ci sia la matita. No, ma che dici? Oddio. Eh sì, c'è una matita da labbra. Vabbè, dai, una matita comunque per le labbra ci voleva. Questa è la matita, questa è una matita nella colorazione Dusty Rose 50. Penso che questa sia giustamente la Valeria, colorazione. Valeria, però lo sai che questa colorazione si adatta agli ultimi rossetti che ho comprato? Può essere. Sì. Sai, ci sta. Sì, secondo ci me sta. Sì. Mi faccio, ma è bellissima. È come il rossetto mio. Allora, è come il mio rossetto. E dietro c'è il solito tempo. Io guarda, neanche più ti ascolto. Comunque no, a parte gli scherzi, è bella perché questa è la matita riempitiva che puoi riempire anche le labbra, non è no, quella è con, le, con la minnatura. È vero. Ok, numero 22. Allora, non mi dà l'impressione di essere uno smalto, a dire la verità, però... Ta-da-da-da. Un rossetto! Colorazione Feel Pink numero 162. No, se è Barbie mi no, è bellissimo, bello. Ci stavo la matita. No, non ci sta, quello c'ha più un sottotono rosa, questo è più più viola, questo ma è perché più rosa. Scusa, se voglio fare la sfumatura ti devo chiedere il permesso a te, fammi capire. No, falla la sfumatura, però non fare quelle sfumature con il contorno di un colore, il rossetto di un altro. Sai che posso, Valeria? Sai che è bellissimo, molto bello. Veramente bello. Dammi un po' sta mano. Dammi sta mano. Muoviti. Vabbè, dai, sì. Si può fare. Si può fare, sì. Bello comunque. Molto. Ok, le ultime due. Procediamo con il numero 23. In realtà toccherebbe a te, però ti lascio la casella numero 24 perché è l'ultima scatola. Tu sei la proprietaria del calendario ed è giusto così. Allora, numero 23. Non fa rumore, un po' sì, vabbè, un po', un po', però secondo me è una cosa più grande. Ovviamente non c'è carta all'interno, che splendida carta. E questo troviamo il Fit Me Blush nella colorazione 10 Buff. Molto bello. Sì, è buff. Ogni tanto dico, oh mio Dio, magari sto sbagliando la colorazione. Invece adesso lo andiamo ad aprire e vediamo. Vabbè, comunque il blush si vedrà proprio pochissimo. Io comunque ho utilizzato dei blush della Maybelline, non della Fit Me, non della linea Fit Me, però non mi ricordo quelli da con che si apriva. Brava, non è che mi piacessero tanto, a dirti la verità. Mi ricordo che mi piacesse. Vabbè, sarà questa una formula nuova comunque. Sì, sicuramente, almeno lo spero. La colorazione molto è molto 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 chiara, molto molto talmente naturale, chiara che non talmente si vede. Chiara che non si vede. Poi sul mio incarnato, forse sul tuo un po' di più si vede perché è più scura di me. Ma sembrerà un bianco secondo me, forse si deve vedere. Sai che cosa mi ricorda? Sì, dai, facciamo questo discorso. No, mi ricorda il tuo spray, quello là che compresti il della Trendita, esatto. Che non si vedeva, che era proprio che. Ok, vabbè. Momento caffè finito, numero 24. Ta-da-da-da! Allora, no, se è una matita, me ne vado. No, è molto più pesante, molto più pesante. Posso sentire la pesantezza? Sì. Più pesante. Più pesante. Io forse già so cosa fosse, Cosa è? Cos'è? Ah, è un mascara! Questo è una full size e in pratica è il The False Lashes
cioè false. Scia finte, sì. Esatto. Scia false, è waterproof. Ma non è viola. Viola! No, sono gli scolini che sono viola. Non è viola. No, non è nero. No, è nero. Ma le fibre? Ah no, sono i miei peli. Ok, comunque, lo scovolino è questo. E niente, molto carino, dai. Ci no, sta per 24. Comunque non ho la mascara della Maybelline, costa 10 e qualcosa, se non mi sbaglio. Sì, vabbè, comunque il prezzo di quanto tu dispendi un calendario e poi il prezzo dei prodotti che troviamo all'interno, cioè supera di gran lunga, come tipo quello della NYX. Infatti. NYX c'erano prodotti per un valore di quasi 200 euro, io l'ho pagato soltanto 50 euro, infatti. Cioè 49 euro, quindi veramente ottimo. Niente, quindi abbiamo visto anche quest'altro calendario, è tutto vuoto. Vabbè, alla fine sei rimasta contenta? Sì, no, vabbè, per essere un calendario alla fine... Vabbè, ci sono vari prodotti che tu puoi utilizzare, abbiamo trovato comunque matita per le labbra, matita per gli occhi, mascara, palette, comunque una palette, magari ci... palette di correttori. Magari io levavo un mini mascara, aggiungevo la full size e una palettina. Sai che hanno pure le palettine, le mini, quelle fitti, magari una palettina del genere. Quelle palettine però, vabbè, così, però in sostanza dai, comunque è un bel calendario vario. E niente, io direi che anche questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ovviamente mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vabbè, lascia, attivate la campanellina per non perdere nessun video più di mia cugina. Ok, oh, ragazzi, speriamo che vi siamo stati utili, speriamo che comunque vi abbiamo fatto fare qualche risata. Io vi mando un bacio, ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao! Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, seguitela, mi raccomando, seguite Ario Nicole.